il secondo episodio della serie dedicata agli europei. Oggi tocca alla Spagna, siamo qui per giocare tutta la competizione. Abbiamo due tentativi per vincere il trofeo. Abbiamo già fatto il primo episodio con l'Italia e questo è il punteggio ottenuto: 14 punti, 10 vittorie e 34 gol fatti. Ho spiegato nel dettaglio il regolamento di questa serie nel primo episodio, ma qui sotto di me vedete comunque la tabellina con i rispettivi punteggi. Prima di iniziare però, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto qui sotto nei commenti scrivete la prossima nazionale che volete vedere. Detto questo, direi che possiamo partire con il primo tentativo. La Spagna si trova nel gruppo B e si trova, guarda caso, nel nostro gruppo, quindi sfideremo l'Italia. Analizziamo un attimo la formazione titolare, perché viene messa in campo con un 4-3-3 di contenimento. Oyarzabal a sinistra, purtroppo non abbiamo Yamal. È un peccato, è veramente un peccato. Io comunque a sinistra schiero Williams, che è velocissimo, strabaggato, ho bisogno di lui per vincere questo europeo. Lì davanti poi c'è Morata, a destra c'è Ferran Torres, lo squartatore di Monterrey, solo per i fedelissimi questo soprannome. Centrocampo confermato con Gavi, Rodri e Merino. In difesa Laporte potrebbe andare fuori a 57 di velocità. Preferisco puntare su Pau Torres e su Martinez. A destra Carvajal, a sinistra c'è Grimaldello e in porta c'è Unai Simon. Questa, signori, è la nostra Spagna. La prima partita sarà contro la Croazia e allora, signori, direi che possiamo iniziare subito questa nostra esperienza con la Spagna. Andiamo! Tutto pronto, ragazzi, ci siamo, le squadrette sono in campo, Spagna-Croazia, si parte! Grimaldello, ottimo pallone recuperato, per la regata l'ha trovato per Nico Williams, che fa andare davanti alla porta, resisti di fisico, bravo, destro secco, super parata del portiere, non c'era nessuno in mezzo, quindi ci ho provato. Gavi, doppio dribbling in mezzo a due, poi filtrante subito dentro per Ferran Torres, dentro passa dall'altro lato, porta vuota, non ci credo, come abbiamo fatto a non metterla dentro? Morata, tocco dentro, buono per Gavi con il sinistro e c'è la parata di Livakovic e sono due, siamo partiti molto forte. Ottimo recupero, palla di Martinez e attenzione perché possiamo andare in contropiede con Williams che si fa vedere, poi dentro per Morata che se la mette sul sinistro, allarga dall'altro lato, ma come giochiamo bene. Grimaldello può andare, non è velocissimo, quindi rallenta, allarga dall'altro lato, indietro Morata, dentro subito filtrante per Williams, dentro passa e buona, rete, non si sa dove è andata la palla, non si sa, per un attimo è sparita. Ancora noi, Gavi filtrante dentro, buono, Morata destro, niente ragazzi, incredibile, potevamo già, non lo so, essere tipo 3-0 per noi, cioè stiamo letteralmente dominando il palo, miracolo e falo. Modric, cross di testa, lo sapevo, 1-0, gol di Palace, di Pasalic, lo sapevo. È sempre così ragazzi, questa è la legge del calcio, tanti gol sbagliati e al primo tentativo veniamo puniti. Questa sconfitta è pesante, ci serve almeno un pareggio signori, perché dopo c'è l'Italia. Attenzione qui perché Williams può andare dentro, passa Morata, dribbling, destro secco, spacca la porta Alvaro Morata, signori, il capitano di questa Spagna, spacca la porta 1-1. Kovacic, cross, oh mio Dio, ma ragazzi, ma facciamo piangere in difesa, cioè porca di quella miseria, poi anche io che non spazzo, parata di una Simon, non è possibile ragazzi, hanno fatto due cross e ci stavano facendo due gol, uno più brutto dell'altro se posso essere sincero. Morata subito dentro filtrante per Nico Williams che dovrebbe essere regolare e popolare, quindi forse anche davanti alla porta, non ce la fa, quindi rallenta, cross dentro, rovesciata e pallone fuori. Ci ho provato con Ferran Torres, finisce qui 1-1, non è il risultato che volevo, non è il risultato che meritavamo. 10 tiri a 7, anche se 7 tiri della Croazia sinceramente non me li ricordo. Ci portiamo a casa un punto con l'Italia che vince 3-2 contro l'Albania, quindi questo è il girone 3-1-1-0, ci giochiamo praticamente tutto contro l'Italia, perché se perdiamo si mette male. La formazione è confermata, io a livello di prestazione non ho niente da dire sinceramente, cioè la squadra mi è piaciuta, bisogna però concretizzare di più. Nel primo tempo veramente ne potevamo fare 4. Andiamo dentro. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, squadretta in campo, Spagna Italia. Attenzione a Federico Chiesa che ha visto il video con l'Italia, quello caricato 2 giorni fa sul canale, sa di che cosa sto parlando. 2-3 giorni fa Chiesa giocatore strabaggato in questa modalità. Ottimo pallone recuperato da Grimaldo. Attenzione perché l'Italia sembra messa male, quindi possiamo andare in contropiede con Ferran Torres che appoggia la grande per Nico Williams che può volare davanti alla porta, è molto veloce, più veloce di Mancini. Comina davanti alla porta, destro secco, super parata di Donnarumma. Niente ragazzi, non c'è nessuno che concretizza in questa formazione perché non è possibile. Cioè l'unico buono che segna è Morata, che ha fatto un grande gol tra l'altro nell'arma partita. Chiesa, eccolo Chiesa. Niente ragazzi, Mbappé, porca miseria, Mbappé. Attenzione, ma cosa ha fatto?
Ma se tirava era gol, ma dove è uscito il portiere? Ma siamo impazziti. Posso dire che mi sta deludendo questa Spagna? Ci manca un attaccante, ma in difesa soffriamo anche tantissimo. Politano sinistro, super parata di Unai Simon. Scamaccone, tocco per Barella, sinistro, rete. 1-0 Italia, gol di Barella. Ragazzi, così non va. Allora, vediamo chi ho in panchina. Oyarzabal, però boh. Cioè, non ho nessuno che rende. C'ho Balde a sinistra. Balde è un bel pischello. Allora, ragazzi, cambio modulo. Si passa al mio modulo preferito, che ha mai estremi, estremi rimedi. Eccolo qui, il mio modulo preferito, ragazzi. Una sorta di 4-3-3, ma che ha due AT. Vediamo come va. Ci serve assolutamente un pareggio, almeno un pareggio, così poi ci giochiamo tutto nell'ultima con l'Albania. Non è cambiato nulla, ragazzi. Chiesa, Chiesa! 2-0 Italia. Non è cambiato niente. Sto utilizzando il mio modulo preferito. Non siamo riusciti a costruire un'azione. Una! Ragazzi, questa squadra è inguardabile. Ma non è possibile. Effettivamente nel video con l'Italia abbiamo battuto 3-0 la Spagna. Però, madonna mia, super parata di Unai Simon. Io sono senza parole, veramente, ragazzi. Non riesco proprio a... non lo so. Adesso qui rischiamo di andare fuori ai gironi. Ci dobbiamo giocare tutto praticamente con l'Albania. Attenzione perché Gavi può andare. Forza Gavi, ce la fai in velocità? Non ce la fai. Però non c'è nessuno, ragazzi. Devo andare indietro così. Anche un gol sarebbe importantissimo per la differenza reti. Rodri. Dentro, buona per Nico Williams. Nico, madonna mia, dammi rigore. Ma che mi devi dare? Per pietà me lo devi dare sto rigore, porca di quella miseria. Allora, bastano le migliori terze. Il problema è che adesso noi... Nado, 3-0, ragazzi. 3-0, gol di Chiesa. No, io sono senza parole. Io sono veramente senza parole, ragazzi. 3-0 secco. Sì, siamo a difficoltà estrema, tutto quello che volete voi. Ma con l'Italia abbiamo vinto l'Europeo. Con l'Italia abbiamo vinto l'Europeo, porca di quella misera. Battendo squadre anche importanti. Non è possibile, questa nazionale non si regge in piedi. Allora, 6-4-1-0. Adesso c'è l'Albania. Bisogna sperare che l'Italia batta in qualche modo la Croazia, ma soprattutto bisogna vedere le migliori terze. Allora, se battiamo l'Albania andiamo a quota 4, secondo me rientriamo tra le migliori terze, secondo me. Questa volta non metto il modulo, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, lascio il 4-3 di contenimento perché effettivamente siamo partiti molto bene con la Croazia. Ragazzi, davvero i primi 45 minuti con la Croazia sono stati incredibili. Poi non so cosa sia successo, quindi boh, confermiamo il 4-3 di contenimento, che tra l'altro è lo stesso modulo che abbiamo utilizzato con l'Italia. Modulo che quindi sembrerebbe rendere. Mamma mia, siamo rovinati comunque, ragazzi. Bisogna battere l'Albania. E dai, almeno con l'Albania. Cioè, posso capire la Croazia, l'Italia, che sulla carta comunque sono squadre buone. Ma con tutto il rispetto, ragazzi, l'Albania si deve battere senza scuse. Rodri diventa buona per Morata, che popolare davanti alla porta. Attenzione qui, Morata in mezzo a due. Morata sinistro, rete. Alvaro Morata segna solo lui in questa Spagna. 1-0 dopo 11 minuti e 50 secondi. Il capitano, il 7, ha ammonito Grimaldo. Ma perché? Ma non è vero, ma non ha fatto nulla. Cos'è? Un'esultanza forse rabbiosa. Merino larga dalla trovata, è perfetta per Ferran Torres. Davanti alla porta, 1-1. Ferran Torres destro, sì. 2-0, signori. Eccola la Spagna, eccola qui. Vi ricordo una cosa molto importante. Primo gol per Ferran Torres, lo squadratore di Monterrey. Bravo. Vi ricordo una cosa molto importante, che in caso di KO tecnico si andrà subito al risultato, eh. Anche se a noi conviene giocare per segnare più gol possibili, sono le regole. Cioè, nel senso, bravissimo Unai Simon, non riusciamo ad evitare il corner. Sono le regole, quindi sul campo tecnico si va sempre al risultato. Dobbiamo fare questo con tutte le squadre per ovviamente metterle tutte nelle stesse condizioni, altrimenti sarebbe inutile paragonare i vari risultati. Merino, tocco buono per Morata, che larga dall'altro lato per Rico, che può volare davanti alla porta. Sei molto veloce, Nico, dai, forza, porca vacca, che sei quello più buggato. Piatto destro e no, dai. Mamma mia, velocissimo Nico Williams, però tre volte è arrivato davanti alla porta in questo video, tre volte ha sbagliato tutte e tre le volte. Cioè, Nico Williams dovrebbe essere il giocatore più buggato in teoria di questa formazione. Straveloce, strarapido. Dovrebbe essere tipo il nostro Federico Chiesa. Però arrivi davanti alla porta e fai vomitare. Dall'altro lato l'Italia vince 2-0, signori, eh. È appena finito il primo tempo, 2-0 per l'Italia sulla Croazia. Questo ci aiuta perché siamo a pari punti con la Croazia. E tra l'altro loro hanno subito due gol, quindi in teoria se ne facciamo un altro siamo in vantaggio anche per quanto riguarda la differenza reti, se non erro. Non ne ho idea, ragazzi. Noi comunque facciamo la nostra partita. Attenzione qui, dietro bassa. Non così. Io Nico Williams non lo sopporto più. Io c'ho Dani Olmo, che l'abbiamo avuto in una carriera nostra storica e mi era piaciuto tantissimo. Quasi quasi lo provo, Dai, lo metto dentro adesso, perché non è possibile, ragazzi. Sto Nico Williams fa vomitare. Mettiamo Dani Olmo a sinistra e vediamo come va. Aslani, occhio perché non bisogna subire gol, signori. La differenza rete è importantissima. Aslani traversa. Mamma mia, è importantissima la differenza rete, sia per andare sopra la Croazia, ma sia per rientrare tra le migliori tre. E purtroppo
tra le migliori terze. Purtroppo, attenzione qui, attenzione qui. Purtroppo quel 3-0 subito con l'Italia non ci aiuta per niente. Sarebbe l'ideale fare il terzo gol. Niente, ragazzi, stiamo giocando veramente un secondo tempo orribile. Zero feeling. Dove vai, Unai Simon? Bravo però, bravo, 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 hai fatto bene. Zero feeling con questa Spagna. Cioè, se per magia andiamo agli ottavi, qui bisogna fare qualcosa a livello tattico, per forza. Fuori gioco netto, no, Morata, 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 Morata. Esterno destro, fuori. Incredibile. Se sbaglia anche Morata, allora vuol dire che è notte fonda, ragazzi. Notte fonda. Stiamo utilizzando, secondo me, tanti giocatori che in game non rendono. Morata in game non rende, ragazzi. Anche Gavi non è quel giocatore straordinario che rende. Sto parlando di gioco, sto parlando. Non sto parlando di vita reale, ovviamente. Lo so che Gavi è un fenomeno. Ferran Torres recupera palla, allaga la tuta per Dani Olmo, che tocca il suo primo pallone di questo europeo. Sinistro secco. Mamma mia, che vomito. Anche Dani Olmo. Anche Merino, ragazzi. Rodri a 50 di velocità ed è inutilizzabile. Merino è inutilizzabile per questo tipo di gameplay. L'unico attaccante veloce che abbiamo è Nico Williams, che fa vomitare peggio degli altri. Quindi la situazione è abbastanza drammatica. Vinciamo però 2-0. Esulta la Spagna, è un'esultanza abbastanza importante. Questo vuol dire che in teoria siamo passati. Allora, verifichiamo. 9-4-4-0. Non siamo passati. Porca di quella misera, bastava un gol. Però possiamo rientrare tra le prime terze. In teoria, giusto, perché abbiamo solo meno uno di differenza reti. Vediamo se è così, per favore. Vi prego. Siamo agli ottavi. Non lo vedete, ragazzi. In alto a destra siamo agli ottavi contro il Belgio. E poi sotto c'è Francia-Portogallo. Bene, forse era meglio andare a casa. Con l'Italia che viene eliminata, ragazzi. Non ci credo. Poi passa anche la Turchia. Passa l'Ucraina sull'Olanda. Mamma mia, assurdo. Aggiorno il punteggio comunque qui a schermo, perché ci portiamo a casa un punto, perché il passaggio del turno come terza vale un punto. Poi 3 gol e una sola vittoria. E adesso c'è il Belgio. Ragazzi, ma io la vedo veramente male. Sono sincero, cioè io la vedo malissimo. Non so sinceramente come fare. Cioè, se provare a cambiare modo. Allora, io provo con un 4-3-3 offensivo. Ormai le sto provando tutte. 4-3-3 offensivo, tolgo Rodi che è inutilizzabile. E ci metto Dani Olmo trequartista. E io provo così, perché più di così, ragazzi, cioè non so che fare. Tolgo anche a destra, a sinistra Grimaldello. E ci metto Balde, che dovrebbe essere più buggato. E poi ci sono già in campo i migliori. Ragazzi, ci sono già in campo i migliori. Andiamo dentro per sfidare il Belgio. Vediamo quello che viene fuori. Sono preoccupatissimo, perché qui mi sa che ne prendiamo 4-5 a tempo. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Le squadrette sono in campo. Qui bisogna fare una partita, non lo so, all'italiana. Tutti dietro a difendere. Si va ai tempi supplementari e poi si vince ai rigori. Questo, non lo so, questa potrebbe essere la strategia. Non lo so, la tattica è incredibile. Elemans, attenzione qui, perché attaccano loro. Openda, fermalo. Mamma mia, ragazzi, non riesco neanche a recuperare palla. Cioè, sono veramente senza parole. Se provassi un lancio lungo, vediamo un po' se mi viene. Ok, Nico Williams, mettila giù e prova ad andare in velocità. Vai, 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 vai. Queste qui sono le tue azioni, porca miseria. Dai, scatenati, entra dentro. Forza, forza, calcio a giro. Vado, che schifo. Però va bene, dai, almeno abbiamo fatto vedere qualcosa. Merino, tocco per Morata. 1-2. Bravo, attenzione, perché Ferran Torres può andare davanti alla porta. 1 contro 1. Potrebbe metterla dentro. Bassa e buona. Morata, sinistro. No. Non è vero, non è vero, non è vero. Non abbiamo l'attaccante, non abbiamo niente in questa squadra, niente. State a vedere che perdiamo e andiamo fuori nella partita giocata meglio. Cioè, io lo so che finisce così. Merino, tocco buono per Ferran Torres, allaga dall'altro per Carvajal. Attenzione, perché altra azione nostra, Carvajal, cross dentro, secondo palo, sembra buono di testa. Non ci credo, non è vero, non è vero. Terza occasione buona, pazzesco, pazzesco, ragazzi. Dani Olmo, attenzione qui, Dani Olmo, caccia con il destro, tiro ribattuto con la mano ed è punizione, sì, ed è punizione. E io sono un battitore professionista. Allora, Merino è veramente bravo, però ha 69 di precisione. Mi servirebbe un po' più di precisione che di potenza, però purtroppo c'è solo lui. Quindi si va, ragazzi, con Merino. Prova ad alzarla, è difficile farla scendere qua, eh. Ho caricato troppo, forse. Vediamo, sinistro. Oddio, l'ho vista. Vado, Esther, cioè ha toccato la parte alta della porta. Incredibile, guardate, pazzesco, pazzesco. Era difficile farla scendere lì. Ci voleva più precisione, perché Merino aveva 69 di precisione. Penda, occhio destro, tiro ribattuto. Muriamo tutto, muriamo tutto, dai. Super parata di Unai Simon, meno male. Adesso sono in difficoltà. È entrato Doku. Mamma mia, ragazzi, chi lo prende quello? Abbiamo i difensori con 60 di velocità. Doku è letteralmente imprendibile. Morata filtrata e buono, non ci credo. Ma perché l'hai data a lui? Vabbè, lo stesso. Dani Olmo dentro subito per Morata. Morata davanti alla porta. 1 contro 1. Destro secco. Super parata di Castellino. No, non è possibile. Non è possibile che facciamo tutta questa fatica per fare un gol. Cioè, è veramente allucinante. Sinistro. Tiro ribattuto in qualche modo. Sarà ancora corner. No, però forse è meglio così. De Bruyne allontana via. Ci siamo ancora noi. Gavi.
Ok, tocco buono per Pau Torres, che si gira, un difensore. Aragata l'ha tornato per Nico Williams, che può andare dentro, dentro, dentro. Passa, porta vuota. Non ci credo, no. No, questo è un incubo. Questo è un incubo, questo è un incubo. Nico Williams, tocco per Dani Olmo, dentro per Morata. Attenzione qui, Morata può andare davanti alla porta. Uno contro uno, prende la mira, Morata. Alvaro Morata. Alvaro Morata, che ci è voluto per fare questo gol? Al 98esimo, signori, il nostro capitano porta avanti la Spagna. Ferran Torres, carico per Morata. Attenzione perché adesso il Belgio è completamente sbilanciato. Morata, 2-0, sì, sì, finalmente. Finalmente, mamma mia, che ci è voluto. Non meritavo di andare fuori qui, eh. Meritavo più di andare fuori ai gironi, sinceramente. Cioè l'eliminazione ai gironi la potevo anche accettare, perché abbiamo fatto veramente vomitare. Tranne nell'ultima partita, anche se non siamo riusciti a fare il terzo gol all'Albania per prenderci il secondo posto nel girone. Ma qui stiamo giocando veramente bene, abbiamo sbagliato tantissimi gol davanti alla porta, e andare fuori qui adesso sarebbe stato veramente un peccato. Uno di recupero, tanto possesso, palla per il Belgio, l'arbitro fischia alla fine, vinciamo 2-0, quindi passiamo il turno e voliamo agli ottavi, dove purtroppo sfideremo la Francia. E lì, signori, sarà veramente difficile. Tra l'altro, se non erro, è la prima volta che affronto la Francia. Sì, direi di sì, prima volta che affronto la Francia di Kylian Mbappé. Dall'altro lato invece Inghilterra-Germania. Mamma mia, siamo capitati dal lato tosto del tabellone, porca vacca. Quadretta confermata, signori, per giocare contro la Francia. Ho fatto una piccola pausa, ho mangiato, sono andato in palestra, e quindi ora sono più stanco di prima, e quindi sono pronto per perdere contro la Francia di Mbappé. Andiamo dentro. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Quarti di finale, Spagna-Francia. Sì, parte Gavi, attenzione perché la Francia è messa malissimo. Tocco per Merino, dentro subito, filtrante per Morata davanti alla porta. Morata se l'allunga, tocco sotto. Alvaro Morata, incredibile. Il nostro 7, il nostro capitano. 5 gol in 5 partite, è lui il trascinatore di questa Spagna. Cioè, però a Kylian, tocco per Colomu. Subito 1-1. Dani Olmo, ora ritocca a noi. Attenzione, dentro triangolo scaleno che si chiude alla grande. Alvaro Morata se la mette sul destro, apre il piatto e da lì. Non può sbagliare un attaccante come lui. Fa 6 gol in 5 partite. Ferran Torres, tocco dentro buono. Attenzione perché sono messi male. Morata, destro secco. Qualcuno fermi Alvaro Morata. Tripletta la Francia. Ferran Torres in mezzo a 4, ragazzi. In mezzo a 4 Ferran Torres. Poi scarico per Morata con la Francia che non difende. Non difende. Morata, no, hai sbagliato il gol del KO tecnico. Poteva essere poker di Alvaro Morata. Calcio d'angolo, attenzione qui di testa. Non ci arriva nessuno, ma stiamo giocando una grande partita. Merino, ancora noi. Occhio perché c'è il movimento, l'ho visto. Ferran Torres allarga poi dall'altro lato per Carabacal. Secondo palo, cross, buona. Sinistro. Che gol di Dani Olmo, ragazzi. Che gol di Dani Olmo. Ed è 4-1. La Francia di Mbappé, letteralmente umiliata, distrutta. Ed è KO tecnico in quella che sembrava la partita più complicata. Guardate lì che gol, mamma mia. Da qui ancora meglio, con Magnà che resta imbambolato. Andiamo direttamente al risultato, 4-1. Clamorosamente passiamo il turno e siamo in semifinale. E questo è il tabellone: Svizzera, Ucraina, Spagna, Inghilterra. Potrebbe essere quindi questa l'effettiva finale, senza ovviamente sottovalutare nessuna squadra. Ad un passo dall'eliminazione ai gironi, ci troviamo ad un passo dalla vittoria. Incredibile. Andiamo dentro. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Le squadrette sono in campo. Siamo nello stadio del Borussia Dortmund. E quindi si parte. Spagna, Inghilterra. Nico Williams diventa buona per Gavi. Attenzione qui perché possiamo darla a Morata con un pallone alto. Indietro di testa. Bravi, e bene anche di piede. Sinistro. No, tiro ribattuto. Arriva da dietro qualcuno. Non ci credo. Credibile, ragazzi. C'è più passi di minuti e più la squadra gioca meglio. Attenzione al contropiede qui perché c'è Harry il cane che potrebbe andare fino in fondo. Può metterla dentro di esterno. Che gol. Che gol di Harry il cane, mamma mia. Harry cane, incredibile. Ferran Torres, vediamo se riusciamo a rispondere. Ferran Torres dentro e buona, Morata, tacco, buona, Dani Olmo, sinistro, rete, 1-1 subito. Mamma mia, pareggiamo subito al 24esimo. Gavi, allarga dalla tronata, è perfetta per Carvajal. Attenzione qui perché potrebbe esserci il cross sul secondo palo. È perfetta per Morata. Ancora, ancora Morata, mamma mia. Io voglio dire una cosa, dobbiamo fare i complimenti a noi stessi. Perché in
praticamente un'ora di tempo, un'ora di registrazione. Abbiamo capito come giocare con questa squadra, con questi giocatori, come sfruttarli al meglio. Ed è incredibile il miglioramento rispetto all'inizio di questo video. Ormai siamo dei pro player di questo gioco, signori. E non lo dico così giusto per dire, sono serio questa volta. Bellingham, attenzione qui perché risponde l'Inghilterra. Tocco per Harry Kane che potrebbe calciare, non lo fa. Attenzione, spara alla porta, si gira. Fermatelo senza far fallo, bravissimi. Mancano 13 minuti alla fine, un secondo tempo molto bloccato, non si è visto praticamente niente. E da un lato va bene così perché siamo noi in questo momento a comandare la partita. Bisogna solo resistere questi ultimi minuti. Bellingham, bello il filtrante per Filippo Foden che può andare fino in fondo. Rallenta, cerchiamo di murare tutto, ogni tiro, ogni corsia di passaggio. Bellingham, Arnold, destro, super. Unai Simon che riesce in qualche modo a respingere. Poi Carvajal spazza via. Una delle prime volte che spazzo in tutta la mia vita. Però riusciamo ad uscire alla grande anche spazzando. Oh, e c'è Dani Olmo che vola. E poi sul secondo palo sta arrivando Nico Williams. Dani Olmo è stanchissimo, cross dentro, Rice allontana via, uno di recupero, Gavi caccia dalla distanza, tiro deviato, attenzione, fallo di mano, fallo di mano. Ed era quello che volevo, anzi no, fallo di mano mio, ma cos'è? Ho visto male. Vabbè, comunque uno di recupero e l'arbitro a questo punto dovrebbe fischiare la fine della partita. E infatti è così. Contro ogni pronostico siamo in finale al primo tentativo. E la finale sarà Ucraina-Spagna. Mamma mia, finale abbastanza esotica. Non per la Spagna, ma per l'Ucraina. Squadra confermata, non cambio assolutamente nulla. Abbiamo trovato adesso la quadra e siamo pronti, signori, per quella che potrebbe essere l'ultima partita di questa challenge. Perché dico potrebbe essere? Perché vi ricordo che abbiamo due tentativi per portare a casa l'europeo. Se vinciamo l'europeo al primo tentativo, che cosa accadrà? Ve lo dirò a fine partita. Andiamo! Tutto pronto, ragazzi, ci siamo! Le squadrette stanno entrando in campo. Adesso sono pronte. Ucraina-Spagna, finale dell'europeo del 2024. Mudrik attacca l'Ucraina, non bisogna sottovalutarli. Destro secco, super parata di Unai Simon. Il primo squillo è dell'Ucraina. Sono al contropiede perché veniamo al corner, quindi sono messi male con Nico Williams che è molto veloce. Occhio perché dall'altro lato arriva qualcuno, ma Nico Williams è talmente veloce che potrebbe anche andare in porta. Attenzione qui, Nico Williams fino in fondo, dentro, passa, sinistro, fuori. Occasione anche per noi, la prima. Merino diventa buona per Dani Olmo che potrebbe calciare, lo fa con il destro, pallone fuori di poco. Dani Olmo il tiro ce l'ha, noi lo conosciamo molto bene, ci sta a provarci ogni tanto. Mudrik, di nuovo l'Ucraina adesso, attenzione qui con il, mamma mia, meno male che sono riuscito a prendere la palla perché sarebbe stato uno contro uno. Attenzione qui ancora l'Ucraina e c'è la parata di Unai Simon. La partita è equilibrata e questa cosa non mi piace. Gavi diventa buona per Ferran Torres, perfetto lo scarico per Morata che allarga dall'altro lato. Attenzione perché siamo fortunati nel rimpallo. Ferran Torres dentro passa, forse fuori gioco. Dani Olmo tocco sotto e la palla entra. È tutto buono, ragazzi, è tutto buono. La mossa del mister Dani Olmo decide momentaneamente questa finale. Ma quando siamo passati al 4-3-3 abbiamo tolto Rodri che in campo praticamente non riusciva neanche a camminare con 40 di velocità. La squadra è nettamente migliorata. Un giocatore in più lì davanti che sta facendo la differenza. Mancano 30 minuti alla fine. Attenzione al contropiede perché l'Ucraina qualcosa deve rischiare. Quindi ne possiamo approfittare con Morata che non è velocissimo, però ha fisico ed è anche un po' veloce. Vediamo cosa fa. In mezzo non c'è nessuno, quindi bisogna rallentare, temporeggiare. Cross dentro di... Oh mio Dio, oh mio Dio. No, occhio a non farti male. Dani Olmo, stai calmo. Hai preso il vizio con le rovesciate. Calcio d'angolo, attenzione qui. Di testa, pallone fuori. Ci ha provato ancora una volta Dani Olmo. Nico Williams diventa buona per Balde. Anche lui, signori, ha dato la scossa. E a sinistra, sinistro, rete, che gol. Ancora Dani Olmo, ragazzi. Ma che cosa ha fatto, che gol, che angolo ha trovato. Ma anche il cross di Balde. Abbiamo preso una squadra, questa qui, la nazionale spagnola, che all'inizio di questo video non riusciva neanche a stare in campo. E l'abbiamo trasformata nella squadra campione d'Europa, quasi con lo stinco. Dani Olmo, mamma mia, doppietta per lui in finale. Merino diventa buona per Carvajal. Attenzione qui perché potrebbe esserci il cross sul secondo palo che arriva di testa. Che brutto, che schifo. Bruttissimo il colpo di testa di Nico Williams. Ma signori, l'arbitro fischia la fine. Adesso è ufficiale, abbiamo vinto clamorosamente l'europeo con la Spagna. Dalla possibile eliminazione ai gironi alla vittoria finale con doppietta di Dani Olmo. Ho aggiornato il punteggio qui a schermo. La Spagna ha totalizzato la bellezza di 9 punti, 5 vittorie e solo, tra virgolette, 13 gol
fatti, che sono pochi. L'Italia tipo ne ha fatti 31 giocando due europei, forse anche più di 31. Dopo guardiamo comunque la classifica. Adesso, signori, Alvaro Morata, idolo e trascinatore indiscusso di questo cammino europeo. La Spagna, signori, è campione. Adesso che cosa facciamo? Vi metto a schermo la classifica, perché l'Italia ha totalizzato 14 punti, ha fatto 10 vittorie e 34 gol. Ma ovviamente, come ho detto anche all'inizio del video, abbiamo a disposizione due tentativi. Il secondo tentativo, come nel caso dell'Italia, è stato simulato fino al turno in cui siamo stati eliminati nel primo tentativo. Ma se nel primo tentativo non siamo stati eliminati, allora cosa facciamo? Semplicemente tiriamo dritto e vediamo quanti punti la squadra riesce ad accumulare da sola, senza di noi. Partiamo dal girone Spagna-Croazia-Italia-Albania. Andiamo al risultato. Spagna-Croazia finisce 2-1, clamorosamente per la Croazia. Riusciamo però a segnare un gol e quindi saliamo a quota 14. Questo è il girone 3-3-0-0. Seconda partita che sarà contro l'Italia ed è già decisiva, signori, perché bisogna vincere. 2-2. Mamma mia, qui rischiamo di nuovo l'eliminazione. Saliamo a 16 gol con questa classifica. 6-4-1-0 e ci giochiamo adesso tutto contro l'Albania. Ma la replica del girone che abbiamo fatto noi, cioè è incredibile. Albania-Spagna, andiamo al risultato e finisce 4-1. Attenzione, con poker, no, tripletta di Morata. Vediamo il girone, 7-5-4 e mi sa che con 4 punti e più 2 di differenza reti passiamo come miglior terza. Infatti è così e becchiamo il Belgio, ragazzi. Siamo in alto a destra. Sembra davvero il replay del percorso fatto in precedenza. Belgio-Spagna, andiamo al risultato, finisce 2-1 per il Belgio. E allora, signori, il secondo tentativo della Spagna si conclude qui, ai tempi supplementari, con gol di Ferreira Carrasco al 117esimo, che butta fuori la Spagna di Oyarzabal, che sbaglia anche il rigore, che poteva essere decisivo, al 72esimo. E allora chiudiamo questo video con la grafichina aggiornata, perché la Spagna si porta a casa in questo momento il secondo posto della classifica e, meritatamente aggiungerei io, l'Italia conferma il primo posto. La Spagna ha perso tanti punti, anche se ha vinto l'Europeo, tanti punti persi nel girone, perché per due volte è passata con come miglior terza, invece l'Italia per due volte consecutive ha portato a casa il primo posto e di conseguenza 3 punti. Io comunque vi saluto e vi ringrazio, lasciate un bel mi piace e qui sotto nei commenti consigliatemi la prossima nazionale che volete vedere in questa serie. Qui dalla Spagna è tutto, bella!